Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale, bentornati dopo il Games Week, bentornati con un nuovo episodio di Carriera. Si riparte dal sesto episodio, è il primo di due episodi molto tosti, soprattutto dal punto di vista del calendario, nei quali affronteremo oggi tre partite importanti. Giocheremo prima a Firenze, poi in casa con l'Udinese e poi a San Siro con l'Inter, ma saranno tre partite nell'arco di una settimana. Mentre nel prossimo episodio avremo innanzitutto il derby della capitale tanto atteso, succederà probabilmente il delirio, ma ci penseremo più avanti. E poi avremo anche la gara contro il Leverkusen allo Stadio Olimpico di Champions League. Quella sarà una gara fondamentale per il discorso Champions, visto che la nostra situazione è una situazione molto difficile nel girone. Comunque, direi di andare per ordine, direi di partire subito dalla sfida contro la Fiorentina. È una sfida importantissima perché sarà una prova di maturità per la Roma. È praticamente l'ultima contro la prima, visto che sono 17 i punti che separano in classifica queste due compagini. Ma sarà il campo a parlare come al solito. Sappiamo che la classifica in questi casi è sempre molto fine a se stessa, perché la Fiorentina ha sempre messo in difficoltà la Roma e penso sia così anche in questo match. Comunque arriva un'offerta dalla Spagna, che è molto allettante e io sinceramente non so cosa fare, perché vi avevo sempre detto che avrei rifiutato le offerte, tranne quelle dell'Italia, però comunque si tratta della Spagna, quindi che faccio? Ve lo chiedo a voi, quindi fatemelo sapere nei commenti, io intanto non dico nulla e pensiamo però al campionato. Siamo a giocare contro la Fiorentina, noi ci rivediamo direttamente al Franchi. È la nona di campionato, al Franchi si gioca Fiorentina-Roma, l'ultima contro la prima. 17 punti separano queste due squadre in classifica. È quasi una prova di maturità per la Roma, che tra l'altro è la migliore in tutto, anche nei gol subiti. È la miglior difesa del campionato con solo 3 gol al passivo. Vediamo se stasera continuerà su questa strada. Stasera comunque si gioca una gara difficile per tradizione per la Roma, la Fiorentina che è ultima, che sicuramente ha iniziato tra mille difficoltà, il cambio di allenatore, l'addio di Montella, l'arrivo di Paolo Sosa, oggi vuole continuare come tradizione a mettere in difficoltà la Roma e Franchi che si fa subito sentire, mentre questa è la Roma, il giocatore più atteso dei giallorossi è un ex ed è Mohamed Salah, che però parte dalla panchina, non un gran periodo per l'egiziano, al suo posto Iago Falche. Per quanto riguarda invece Salah, che comunque potrà entrare ed essere pericoloso nella ripresa, visto che secondo molti dovrà essere la sua serata. Lui che non si è lasciato benissimo, soprattutto con la tifoseria, ricorderete tutti cosa è successo quest'estate. Sta per iniziare comunque il match, mancano solo qualche messe a punto, saranno i viola a dare il calcio d'inizio della nona giornata di campionato. È veramente tutto pronto, sta per iniziare. Fiorentina-Roma con Strootman, c'è larghissimo Fekir, buona la palla dell'olandese. Occhio a Fekir che si accentra, c'è anche Totti al limite, palla per lui, Totti prova a calciare! Francesco Totti, 4 sul cronometro, la Roma è già in vantaggio al Franchi, il gol è del numero 10, secondo centro in campionato, 301 in Serie A. Rivediamo la gran palla di Strootman per Fekir, che è stato bravissimo a servire Totti, a vedere il movimento giusto, e poi lui che si è tanto allenato nelle ultime settimane nei tiri dalla distanza. Confeziona un cioccolatino, 4 sul cronometro, battuto da Tarusanu, la Roma è già in vantaggio. Oh, Florenzi lo cerca ancora, non lo trova. Fiorentina che vuole reagire con Babacar che salta Castan. Occhio ai viola, Babacar in aria, prova a mettere dentro questo pallone pericoloso con Digne che è andato altissimo, poi palla rimessa dentro, sempre Szczęsny, Roma che qui però ha rischiato. Poi Strootman nello spazio per l'inserimento di Nainggolan, sta partendo anche Fekir che ha tagliato bene, gli si mette davanti Gonzalo Rodriguez che poi rischia tanto addirittura con i piedi da Tarusanu. Perde il pallone, poi Strootman ci ha creduto e recupera. C'è Totti al centro, visto, palla verso il centro dove c'è Iago Falche che raddoppia per la Roma. Dormita difensiva della Fiorentina, forse proprio di Davide Astori. Rivediamo, Strootman che recupera questo pallone, anche qui di certo non ci è andato benissimo Rossi. Poi palla tesa in mezzo, la dormita, penso sia del numero 4 che dovrebbe essere Tomovic, che stava spazzando quel pallone, rivediamo. Stava spazzando. L'ho anticipato, gli ha preso il tempo Iago Falche. Roma 2, Fiorentina 0. Gol molto importante perché lascia più tranquilli i giallorossi. Nainggolan però gli porta via il pallone. Roma che sembra correre più veloce della Fiorentina. E così è perché c'è un altro pallone in verticale per Iago Falche che può rientrare. C'è ancora il taglio di Nainggolan con il tacco Falche. Nainggolan al cross dentro. Arriva Strootman! Tatarusanu! Sarebbe stato un Eurogol perché l'azione della Roma era a dir poco spettacolare. Mario Suarez all'indietro a Story. Saranno 2 minuti di recupero che sono già iniziati. Qui Iago Falche ruba ancora il pallone. C'è anche Fekir. Alzato il pallone per Fekir.
che di punta! Piano piano fa 3-0 e la Roma adesso allunga ulteriormente sugli avversari e può diventare veramente ampio il distacco, perché la Fiorentina non c'è, ma non c'è neanche di testa. I bu del pubblico accompagnano l'ingresso in campo del giocatore che per 6 mesi ha fatto godere i tifosi della Fiorentina. Entra Mohamed Salah, fuori Francesco Totti. Adesso Roma che può divertirsi nel secondo tempo, vediamo se ci sarà gloria anche per il giocatore egiziano. Il controllo dell'ex Borussia Dortmund, mette il pallone in mezzo e Szczęsny fa una grandissima parata perché stava rientrando in porta dopo essersi accorto di non poter arrivare su quel pallone. Proprio Kalinic, ne parlavamo prima, qui va vicino al gol, è bravissimo Szczęsny a metterci la mano. Sarà calcio d'angolo, la Fiorentina c'è ancora e ogni tanto si fa vedere. Va Ilicic, primo palo, Szczęsny con calma. Ha tanto campo lo spagnolo per andare. Iago Falke sposta il pallone a Błażejkowski, che non la vede più. E attenzione a Falke che è partito, cost to cost. Si è fatto tutto il campo poi a Story con un grande intervento, ma non è finita, ancora Story sotto gli occhi del guardaline, che dice che il fallo non c'è, anche se Falke per un attimo rimane giù, poi si rialza e va a ricevere la rimessa di Florenzi. Eccolo ancora Florenzi, cerca spazio per metterla. Pasquale, pallone ancora per Florenzi. C'è Iago Falke, palla per lui, splendida finta, la può mettere in mezzo, così è! E arriva il gol dell'ex di Mohamed Salah, che non esulta, stava per esultare, poi si è ricordato di quei 6 mesi alla Fiorentina. È da solamente il 5 a Fekir che gli si è avvicinato. In spaccata Salah, in anticipo ancora una volta su Tomovic, che di palloni non ne ha visti per niente quest'oggi. Sono 4, Roma che cala il poker. Intanto però, brutto colpo perché si fa male Strootman. Si fa male Strootman, che è rimasto giù, è costretto a essere sostituito e tra Saliu Chan. Cercheremo di capire l'entità dell'infortunio di Kevin Strootman. Vediamo un po'. Penso, intanto si vede chiaramente che è caduto male. Non è un contrasto di gioco, anche se la causa è stata quella. Lui salta, poi cade male e penso abbia sbattuto sul ginocchio. Fiorentina che quantomeno si sarebbe meritata un gol in una serata comunque buia, in una serata che la vede uscire dal campo sotto di 4 gol, e tra i bu dell'Artemio Franchi che forse sta esaurendo la pazienza, perché adesso la Fiorentina è sempre più lontana, è sempre più ultima in classifica. Noi però pensiamo in casa, pensiamo alla nostra Roma, Roma che comunque è la migliore, probabilmente è stata la migliore della stagione. Sicuramente, obiettivamente, oggettivamente proprio la vittoria più larga dall'inizio del campionato. Per Strootman tra l'altro non è nulla di grave, perché non è il ginocchio, e sono più sereno, perché fosse stato il ginocchio lì è già operato e tante cose, sarebbe stato più problematico. Invece contusione alla spalla, starà fuori solamente 9 giorni. La 10ª giornata nel segno di 2 squadre che amano il bel calcio. Una segna tanto e subisce poco, l'altra segna tanto ma subisce tanto. Roma contro Udinese, buon divertimento. Trovato Milan Pjanic, se la sposta con la sua, la salta molto bene Guglielm e quindi trova Ucian, che poi larga per Iturbe. Ha preso il tempo a Danilo, ancora Iturbe, finta e controfinta, fa fuori Danilo, poi è in zona tiro, calcia a giro sul fondo per Odegaard. Sta partendo anche Dzeko, ci mette nulla a servirlo Odegaard. Quindi Dzeko rientra, per De Rossi, in zona tiro, De Rossi cerca spazio per calciare con il destro, la prende in maniera sporca però, ora Ucian, per De Rossi, può anche calciare da lì, De Rossi va al tiro, col pallone che si abbassa più di quanto pensavamo noi sinceramente, e per poco non sorprende Karnezis, no perché perde il pallone, quindi Zapata la gira, Fernandez sul secondo palo, Guglielm e Badu, si divora un gol già fatto, l'Udinese è qui. Ha fatto un'azione stupenda che merita il replay, ma questa è solo la parte finale con Badu, che tra l'altro va vicinissimo all'incrocio dei pali. In verticale per Terò, Wallace qui è un po' in ritardo, Terò in aria, ne può approfittare, calcia in porta, Szczęsny con la gran parata. Ogni tanto ne vediamo una dal nulla. Parte Marchigno, pallone dalle parti di nessuno, alla fine poi Magyar sulla linea, salva la Roma con Szczęsny. Szczęsny dov'era ragazzi? Dov'era Szczęsny? Forse anche con un braccio, non lo so. Pallone verso Iturbe. Di testa riesce a tornare da Dzeko molto bene. Roma che può ripartire, c'è Ucian solissimo. Servito Iturbe. Sta arrivando anche Magyar forse. Ucian guarda Dzeko, lo cerca. Ed in Dzeko al volo! Palo clamoroso! Palo clamoroso, ancora trema la porta. L'Olimpico aveva quasi esultato per il gol. Di testa anticipato. Adesso l'Udinese prende un po' di fiducia. Terò salta l'uomo, poi allarga Di Natale.
Rudiger continua a correre, ora va anche a pressare Marchigno e gli porta via il pallone. Riparte poi Antonio Rudiger, grande personalità per il giovane difensore tedesco della Roma, che si fa praticamente tutto il campo qui. Guglielmo non riesce a tenerlo, zona cross, mette dentro verso De Rossi, prima di lui Karnezis. Occhio poi a Wallace che calcia da lontanissimo, praticamente da casa sua, non trova la porta. Che partita in questo secondo tempo! Non trova Odegaard, poi Piero Ucian lo trova Odegaard, allora l'appoggio per De Rossi che può riprovare a calciare. Questa volta facile la presa di Karnezis. Attenzione alla corsa di Denilson, Wallace su di lui, Wallace però va per terra, allora continua a correre Denilson che poi vuole sempre il fondo. L'Udinese la gioca come se stesse vincendo. È chiaro che è un po' una vittoria questa, 0-0 Olimpico contro la prima della classe che probabilmente con questo eventuale 0-0 prima non sarebbe più. Intanto c'è anche il fallo di Wallace. Però è chiaro che poi ti innervosisci se continuano a fare questo possesso sulla bandierina. È praticamente impossibile togliergli il pallone. Qui Szczęsny, vediamo un po' se riusciamo a distenderci. Attacco totale per la Roma, come a Verona, ragazzi. Dai, Wallace, c'è i Turbe a destra. Servito i Turbe, si muove anche Szczęsny. E il pallone è proprio per lui. Szczęsny ricomincia da Ucian, che la lascia scorrere. A sinistra chi c'è? C'è Torosidis. Eccolo Toro, in mezzo Szczęsny, servito Szczęsny per Ucian, come a Verona, sale Ucian, Roma 1, Udinese 0, al 92esimo, continuate a tenere la palla sulla bandierina, che poi segna la Roma, come al Bentegodi, come 9 giornate fa, all'ultimo respiro, tutti sotto la Nord, che non è una bella cosa, ma comunque 1-0. L'assist di Szczęsny, che qui è stato bravissimo a non calciare, a non farsi prendere dalla foca di calciare in porta. A trovare invece lo spazio per servire Ucian, che fa il secondo gol in campionato. Questo è decisivo al 99%. Facciamo al 100%. Altra vittoria per la Roma. Altra vittoria senza subire gol, e questo è molto importante. L'Udinese invece il golletto lo prende proprio quando non se l'aspettava più. La Roma che fa altri 3 punti pesantissimi, perché altrimenti non avrebbe tenuto la testa della classifica, visto che la Juventus almeno 45 minuti fa stava battendo il Sassuolo. Vediamo un po' com'è finita. Addirittura 2-0. E quindi vittoria doppiamente importante per la Roma, che veramente mi ha fatto gridare al 110%, perché penso anche voi abbiate esultato al gol di Ucian.